porta a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, il Licata che espugna il Guido di Ippolito di Lamezia battendo 2-1 un Sambiase troppo generoso. La generosità dei giallorossi sta nell'aver letteralmente regalato agli avversari due gol, uno per tempo, il secondo quasi allo scadere quando ormai recuperare era praticamente impossibile. Non è bastato alla squadra di Mancini avere un netto predominio in campo e nel possesso palla. Gli episodi, come sempre succede, hanno deciso il match e questa volta hanno sorriso al Licata che si conferma in striscia positiva, condannando invece il Sambiase alla quarta sconfitta nelle ultime 5 uscite. Nei primi minuti di gioco, dopo la punizione calciata alta dall'ex Vigor Lamezia e Vibonese Riccobono, due gol annullati per fuorigioco al Sambiase che hanno acceso gli animi, soprattutto sugli spalti. Nella prima occasione viene fermato Curcio, servito dal perfetto passaggio filtrante di Russo. Nella seconda, appena due minuti più tardi, la bandierina alzata dall'assistente annulla invece la rete di Russo che appare a tutti gli effetti regolare. Al 19esimo il fortunoso gol del Licata con Riccobono che conclude dal limite senza grosse pretese. Desio si distende e devia il pallone sul palo, la sfera però, colpito in legno, termina la sua corsa in fondo al sacco. Il gol stordisce il Sambiase che resta padrone del campo ma adesso fa più fatica a trovare gli spazi con Licata che pensa più a coprirsi che a proporsi. Al 31esimo sulla punizione di Lio, Cordiano di testa non ci arriva per un soffio, quindi un minuto più tardi mira da rivedere per la botta di Curcio dalla distanza. Insiste ancora il Sambiase che prima del riposo si propone dalle parti di Valenti in almeno altre due occasioni. Al 39esimo non si capiscono e finiscono per ostacolarsi Cordiano e Curcio in area sul cross di Lio che li aveva messi in ottima posizione. Sulla palla che resta lì prova l'intervento Russo ma calcia fuori. Infine al 41esimo su rimessa lunga di Lio Curcio non trova l'inzuccata, la palla arriva al limite dell'area dove Carrozza si coordina per la botta che esce di poco. Dopo il riposo Mancini getta nella mischia Martello al posto di Cordiano e poco dopo cambierà ancora con l'inserimento di Conversi per Aguglia, difesa che passa a 3 e maggiore peso in avanti. I frutti si vedono, la gara continuano a farla i giallorossi, al quinto Russo ci prova dal vertice dell'area traiettoria fuori misure, palla al lato. E al lato termina anche la conclusione in girata di Curcio al 15esimo. Prova a fare tutto da solo allora Russo al 17esimo, stop di petto, coordinazione e conclusione, Valenti però fa buona guardia. Il pareggio è nell'aria, arriva al 20esimo con il tocco in mischia di Porpora sotto misura sulla botta di Lio che chiama fuori causa Valenti. Gara recuperata e Sambiase che sembra avere una marcia in più, ma il predominio del campo da parte di Morelli e compagni risulta sterile. A mettere i brividi alla difesa di casa ci pensa allora Scopelliti che sul calcio d'angolo cerca di beffare tutti sul primo palo, la retroguardia giallorossa in affanno sbroglia. Non riesce però a sbrogliare la situazione nessuno al 43esimo, quando dopo aver perso palla a centrocampo il Sambiase si fa infilare da Licata sulla corsia di sinistra. Riccobono dal fondo rimette in mezzo per Scopelliti che tutto solo ha il tempo per recuperare la coordinazione e indirizzare la palla nell'angolino basso alla destra di Desio. Gara chiusa, i tre punti vanno a Licata, al Sambiase l'amara analisi di un match gettato alle ortiche. I risultati della 10ª giornata del torneo di Serie D: Città di Messina Noto 3-2, Comprensorio Montalto, Acireale 3-0, Comprensorio Normanno, Nissa 4-1, Gelbison Lucania, ACR Messina 2-0, Palazzolo Acreide, Ragusa 0-1, Pro Cavese Savoia 0-0, il Ribera ha messo KO l'Agropoli, decide Pollina, si tratta del quinto risultato utile consecutivo per la formazione allenata da Brucculeri. Sambiase Licata, come abbiamo visto 1-2, e la vittoria esterna del Nuova Cosenza 2-0 a Vibo Valentia sulla Vibonese. La classifica: sono proprio i calabresi della Nuova Cosenza a comandare con 22 punti, segue il Gelbison Lucania con 21, ACR Messina 20, Città di Messina 19, Savoia 18, Comprensorio Montalto 17 insieme a Ragusa, Ribera 16, Paternò 15, Agropoli 14, Pro Cavese Licata 12, Sambiase 11, Vibonese 10, Acireale 8, Palazzolo Acreide 5, chiudono la classifica Nissa e Noto con 4 punti. Il prossimo turno ACR Messina Sambiase, Acireale Paternò, derby del Catanese, Agropoli Città di Messina, Alicata arriva la Pro Cavese, Nissa Palazzolo, Noto Comprensorio Montalto, Nuova Cosenza Gelbison Licata, la prima contro la seconda, Ragusa Vibonese e Savoia Ribera. Rischio
d'inizio, partiti in questo istante. Il fronte d'attacco Lacragas con Pellegrino, la palla che viene messa in mezzo, il colpo di testa, la palla al lato, colpo di testa di Contino, la palla ne presse l'area di rigore a cercare Carbonaro che tocca di testa, poi c'è il tentativo, la rete, ha segnato Giuffrè mi pare. Palla messa in mezzo da Carbonaro, Giuffrè al settimo, spiazza con un tocco morbido, Pellegrino a centro, palla in mezzo, c'è un traversone, il colpo di testa di Fichera, la palla che viene giocata da Alletto ancora, la palla in mezzo, il colpo di testa di Alletto e la rete! La rete! La rete di Arena su incornata di Contino, il genio pensa a ristabilire la partita. Il fischio dell'arbitro, Arena la battuta in mezzo, libera il portiere, poi ci pensa ancora la difesa a liberare un tentativo con il fallo in attacco dell'Acragas. Morgana, ancora Morgana cerca di mettere in mezzo, c'è Contino al limite dell'area di rigore, ancora Contino copre la palla, l'appoggio su Criniti, palla in mezzo, colpo di testa, c'è l'opposizione, poi ancora il tiro, la rete, no, il fuorigioco segnalato dall'assistente, ancora Arena guarda a centro aria, poi porta il pallone ancora, il palla che termina tra le braccia di Traina, alza la mano Criniti, traiettoria in mezzo, il colpo di testa di Bonaffini, la palla alta di poco, ora palla su Pellegrino, ancora lo scambio all'interno dell'area di rigore con Bonaffini, il tiro, la palla al lato, Arena, la battuta, la parata con i pugni di Traina, la battuta, Pellegrino, Criniti, Contino, ancora Contino, la sponda con Criniti, Criniti, la rete, Criniti, è il diavolo, è il diavolo, ci pensa lui ad inzaccare alle spalle di Traina il tocco vellutato di sinistro, è il diavolo. Morgana, bella la giocata su Bonaffini, ancora Bonaffini, c'è il numero 6, espulso Milanesio, secondo fallo, espulso Milaniti, ultime battute finali di questa partita, Criniti su Gero Iannello, a terra Criniti, si può giocare, ancora Criniti, vediamo come sfrutta la classificazione, il pallone in mezzo, viaggia ancora e poi la battuta di Iannello, la battuta con la palla che scivola ancora in volo, è finita! Nona vittoria per l'Acragas, 27 punti, siamo ancora in testa e manteniamo lontani tutti gli altri. Penso che oggi, se ce ne fosse di bisogno, abbiamo dimostrato ancora una volta la forza di questo gruppo, la grande compattezza contro una squadra, la Sangrado Aldese, che secondo me non merita assolutamente i punti in classifica perché annovera dei giocatori abbastanza importanti, mi sembra una squadra molto organizzata, quindi noi nel primo tempo abbiamo creato tanto dove secondo me non meritavamo assolutamente il pareggio, addirittura lo svantaggio, però c'è stato un infortunio in un rimpallo dove è stato favorito l'attaccante della Sangrado Aldese, però poi ci siamo messi sotto, ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo stati sotto di un gol, abbiamo ribaltato il risultato, quindi penso che questa squadra è dei grossi, come dire, un grande gruppo dove ha dimostrato ancora una volta la voglia che ha e la fame che ha per vincere le partite. Alessi, non una vittoria consecutiva per quest'Acragas sempre più lanciata? Sì, una vittoria devo dire cercata con il cuore e voluta dai giocatori, perché abbiamo sofferto un po' contro una Sangrado Aldese veramente messa bene in campo e che ha giocato a difendere il risultato con i denti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, affinché come dire, riuscire a portare avanti ancora questi risultati positivi, perché per me è importante arrivare a metà del campionato, come dire, con più punti di vantaggio rispetto alla seconda. Marcino, una sconfitta contro una capolista che ha cercato e voluto a tutti i costi i tre punti? No, sicuramente abbiamo incontrato una squadra che non c'entra niente con le nostre categorie, anche se devo fare un complimento alla mia squadra perché ha fatto una partita stupenda. Non voglio essere presuntuoso, però se riusciamo anche a prendere un punto in questa partita, penso che la Sangrado Aldese non aveva rubato niente.
però sono contento e penso che continuando così riusciremo a risollevarci dalla classifica che per ora abbiamo. Buon pomeriggio dallo stadio Ferdinando Lombardo di Castel Termini, dove siamo pronti ad assistere alla super sfida tra la seconda potenza del campionato, il Campofranco, e la terza, il San Giovanni Gemini. Da una parte infatti i giallorossi sono desiderosi di vincere per riscattare la sconfitta contro l'Agragas, dall'altra il Gemini, dei 7 risultati utili, sogna di vincere per sfatare il tabù Campofranco. Attenzione Cassisa, il tiro sopra la traversa! Tutto esaurito per assistere a questa super sfida tra Campofranco e Gemini, seconda della classe contro la terza. Ma attenzione, Costa, lanciata a rete, esce con i pugni Barone, mischia nell'area di rigore bianco-rossa, Balonigro, Andrea Scudato, il tiro e la rete! Si sblocca subito la gara con la rete dell'ex Andrea Scudato dalla bandierina Casisa. Il traversone di Cassisa nella zona di Salvatore Bianco che stacca! Più in alto di tutti, palla che sorvola la traversa. Il rinvio con il sinistro del numero 1 del Gemini nella zona di Romeo che la prolunga per Giuffrida, che ha spazio, Calogero Giuffrida, il tiro! Blocca Leonardo! E allora va Di Donato. Il tiro di Di Donato! Ribattuta, lo giudice rete! Lo giudice! Campofranco 1, Gemini 1! Si chiude il triangolo, Ardizzone pensa per un istante al tiro, Panepinto prova a sfondare il tiro di Panepinto, Barone si oppone! Buono lo stop di Costa che punta lo giudice, prova a sfondare Costa, riesce a conquistare il fondo, lo bianco chiude, poi c'è Di Leo e il tiro sul fondo! Appoggio per Giuffrida, c'è Genesio, la posizione è regolare, sbaglia però il controllo il numero 2 del Gemini. Va Cuiò, il tiro di Cuiò, Casisa, Genova, la posizione è regolare, Genova, Campofranco 2. Proprio in questo istante arriva il fischio di Cesarini di Civitavecchia, si va al riposo con il parziale di 2-1 per il Campofranco. Il gioco è ripreso, Romeo, il numero di Romeo, entra nell'area di rigore, l'appoggio per Di Caccamo, che da solo, il tiro di Di Caccamo, si immola Femiano, calcio d'angolo per il Gemini. Va Casisa, il tiro alla rete, Salvatore Lobianco, di testa, riporta il risultato in parità. C'è la mischia nell'area di rigore del Campofranco, Salvatore Lobianco, la palla che danza pericolosa, poi Femiano, Di Caccamo scivola. Di Leo, il suo lancio nella zona di Andrea Scrutato, chiude Casisa. Oh, attenzione perché c'è Sposito che colpisce Di Caccamo e qui c'è il rosso diretto. E allora Campofranco che rimane in 10, espulso Sposito. Ardizzone, serve Polito, entra nell'area di rigore Polito, il suo traversone, Panepinto, il tiro, esce di poco sul fondo, c'è Polito che si accentra. Il tiro di Polito sul fondo. Il cross di Cassisa. La palla che danza, poi c'è Sciacca, il tiro di Sciacca sul fondo. In questo istante arriva il triplice fischio. Il Gemini porta 8 i risultati utili consecutivi, dimostrando di essere una grandissima squadra. Ma dall'altra parte il Campofranco ha ben figurato, due squadre che certamente diranno la propria nel corso di questa stagione. Bianco, un gol di straordinaria importanza per te che sei il simbolo di questa squadra. Sì, è stata un'emozione bellissima fare un gol davanti a questa cornice di pubblico che merita altre categorie. Ci speravo di fare un gol, anche perché dopo il primo tempo abbiamo preso due gol, diciamo, evitabilissimi, però la partita la facciamo noi, quindi tutta la squadra, negli sfogliatoi ci siamo messi, diciamo, abbiamo abbassato la testa, abbiamo capito che potevamo ribaltare il risultato. Purtroppo è arrivato solo il pareggio, però un gran pareggio su un campo difficilissimo quando ho una grandissima squadra. Andrea Soltanza, abbiamo visto anche un cuoricino, a chi la dedica del gol? È il cuore per la mia ragazza. Però è anche rivolto a tutti i tifosi perché mi sostengono
sempre, e io cerco di dare il cuore per loro. Mister, un Gemini che ha impressionato portando a 8 la striscia dei risultati utili consecutive. Ma era un test importantissimo contro una signora squadra, il fatto di non aver perso e aver dato continuità di risultati dopo due giorni di pausa, perché giovedì è stata una partita massacrante sotto tutti i punti di vista, con le temperature, come tensione, il campo era pesantissimo, quindi il fatto di aver retto bene oggi su una superficie completamente diversa la dice lunga sul risultato nostro. Però abbiamo incontrato una signora squadra, ha dato merito anche a una grande cornice di pubblico che, pur essendo nell'eccellenza, in categoria superiore non si vede. Adesso fra 7 giorni arriva la San Cataldese, gara da non sottovalutare. Intanto dobbiamo recuperare questa energia sia fisica che mentale, perché due match pesantissimi sotto tutti i punti di vista, quindi riprendiamo mercoledì, di fatto hanno due giorni liberi i ragazzi, proprio perché, a parte che se lo meritano, però vengono da una settimana intensa e quindi ogni partita è un terno all'otto, quindi un campionato stranissimo. La Fogger che oggi ha vinto ad Acano, dove sulla carta doveva vincere il campionato o puntare a vincere, risultati stranissimi, la Riviera Marmi che va a vincere a Raffadà, quindi puoi vincere e perdere con tutti se non hai la concentrazione e l'attenzione giusta. Una bellissima da vedere che è finita in parità. Sì, una partita giocata inizialmente a fare il nostro gioco, anche perché molto probabilmente non ce l'ha permesso il San Giovanni. Due gol nostri, due gol loro su due palle inattive, quindi ci sono state delle disattenzioni sicuramente in difesa sulle palle inattive. Credo che alla fine, per quello che si è visto in campo, il pareggio sia il risultato giusto. Il Campofranco comunque conferma il secondo posto in classifica, segno che può dire sicuramente la sua al Campofranco in questa stagione. Sì, siamo secondi, rimane l'amarezza che, visto il risultato di Raffadali, potevamo allungare ancora più, però stiamo facendo, credo, un ottimo campionato sia noi che il San Giovanni, quindi noi cercheremo di continuare così e di migliorarci domenica dopo domenica. Un giudizio sull'arbitraggio di Cesarini della sezione di Civitavecchia, ha soddisfatto la dirigenza biancorossa oppure c'è qualcosa da recriminare? Qualcosa da recriminare ci sarebbe sul secondo gol del Campofranco, perché era nettamente fuori gioco e ci ha messo sicuramente in difficoltà, però questa squadra ha una tempra e i ragazzi non temono nessuno e hanno raggiunto il bel pareggio che abbiamo conseguito. Una grandissima partita con il Gemini che è riuscito per ben due volte a recuffare al pari. È una partita combattuta a centrocampo e penso che la squadra era al completo, soprattutto a centrocampo. Era una partita che sapevamo che era difficile, perché il Campofranco è fortissimo, soprattutto in attacco, le ripartenze sono velocissime. Noi ci siamo difesi al meglio, penso, e abbiamo avuto due occasioni, due grandi gol. Speriamo in un futuro ancora migliore. Scozzaro, una bellissima partita con il Campofranco due volte in vantaggio e tutte e due volte si è fatto recuperare. Sì, una bellissima partita, una bella giornata di sport. Due tifoserie che meritano, secondo me, questa categoria, ovviamente. E devo fare veramente complimenti a un Gemini che ci ha messo in difficoltà, è un Gemini che non ha mollato niente dal primo all'ultimo minuto. Infatti ho parlato col mister Chicco, veramente la squadra ben messa in campo, che stava anche bene, secondo me, anche atleticamente. Noi sì, forse all'inizio un po' contratti, poi abbiamo trovato il gol del vantaggio e pensavamo forse magari di gestirla meglio. Però il Gemini ha cercato subito di bloccarci, specialmente al centrocampo, ha pareggiato, poi noi siamo andati in vantaggio convinti che magari quella era la mossa decisiva, perché poi è finito il primo tempo. Secondo tempo peccato, abbiamo preso il gol sull'unica, diciamo, azione che ha fatto il Gemini, secondo me, nel secondo tempo, una disattenzione magari lì in marcatura in difesa, però è stata una bella giornata e un buon punto, secondo me, preso con una buona squadra che infatti c'ha tanti punti in classifica, e penso che per queste posizioni ce la possiamo giocare col Gemini, col Cauno, con Raffadale fino alla fine, quindi ci ritufferemo di nuovo martedì in un allenamento, perché abbiamo una partita importante domenica a Leonforte, con Leonfortese, anche questa è una buona squadra, però va bene così. I risultati del torneo di eccellenza, nona giornata.
Ad Alcamo, vittoria della Folgore di Castelvetrano 1-0, Atletico Campofranco San Giovanni Gemini 2-2, Camarat Leonfortese 2-0, la vittoria esterna del Monreale a Marsala 1-0, Mazzara Valderice 2-1, giocata sabato Palmon Malbagheria 2-0. Improvviso blackout interno per il Raffadali contro il Riviera Marmi, una tripletta di De Luca permette alla formazione di Custonaci di violare il terreno del Raffadali andato a segno con Geraldi su rigore e San Cataldese Acragas 1-2. La classifica vede saldamente al comando l'Acragas con 27 punti, distanza di ben 8 lunghezze, l'Atletico Campofranco con 19, San Giovanni Gemini 18, Raffadali 17, Camarat 15, sale il Riviera Marmi con 14 punti, Alcamo e Parmomal 12, Leonfortese Mazzara 11, Bagheria e Monreale 10, Folgore 8, San Cataldese 7, Valderice 5, chiude la classifica il Marsala con un punto. La prossima giornata, l'11 novembre, l'Acragas ritorna all'Esseneto e incontra l'ultima della classe, il Marsala, Bagheria Raffadali, Folgore Parmomal, Leonfortese Atletico Campofranco, Monreale Alcamo, Riviera Marmi Mazzara, San Giovanni Gemini San Cataldese, Valderice Camarat. Era molto sentita come partita quella giocata ieri a Bruccoleri di Favara, che ha visto scontrarsi le prime due formazioni del campionato di promozione Pro Favara Strasatti. Nonostante il tempo non certamente favorevole, il pubblico si è presentato numeroso nella struttura sportiva favarese. I primi 20 minuti scorrono via in un'intensa fase di studio in cui le due squadre hanno reso molto equilibrato il match. La prima vera occasione si ha con Ricco Bono, che di rovesciata manda di poco alto sopra la traversa. Poco dopo una grande azione di Cordaro manda in vantaggio ai gialloblu, che concretizzano così i tanti minuti di forcing nei confronti della porta difesa da Ferrante. Prima del 39esimo minuto di gioco è lo Strasatti a sfiorare il pareggio. Dopo la grande paura arriva la soddisfazione per i tifosi di casa del raddoppio firmato dal numero 8 Delisi. Il primo tempo quindi si conclude con il Pro Favara avanti di due reti e con la partita in pugno. Nel secondo tempo gli uomini di Filippazzo gestiscono la partita. Soltanto con Cordaro, dopo uno scambio con il capitano Fanara, il Pro Favara sfiora il terzo gol. Lo Strasatti tenta di riaprire l'incontro, prima con D'Amico, che manda fuori praticamente a porta sguarnita, e poi con Di Benedetto, il quale fa esplodere un gran destro che Loretta manda in angolo con la punta delle dita. La partita si prospettava fin dal primo momento difficile e combattuta, data l'importanza che lo scontro aveva ai fini della classifica per ambedue le formazioni. A testimonianza di ciò sono i numerosi falli registrati dall'arbitro. Alla fine però il Pro Favara riesce a prendere 3 punti e a tentare la prima fuga della stagione. È stata una partita difficile. Però noi l'abbiamo interpretata molto bene, siamo riusciti a passare subito in vantaggio, anche se la prima occasione di gol l'hanno avuta loro. Però dopo di questa occasione, diciamo che la partita, specialmente nel primo tempo, l'abbiamo fatta noi. Dopo aver fatto 2 gol abbiamo anche avuto la possibilità di chiudere la partita. Però su questo non siamo stati bravi. Però mi ritengo molto soddisfatto, perché dopo le fatiche di mercoledì sera con il Serra di Falco, devo dire che la squadra fisicamente ha retto bene, e quindi dobbiamo solo cercare di lavorare e pensare già subito alla prossima partita. Come abbiamo visto nel servizio, la Pro Favara supera anche l'ostacolo Strasatti e consolida il primato in classifica. Adesso la diretta antagonista dei favaresi di Filippazzo è il sorprendente Sciacca, che ha battuto la corazzata Serra di Falco. Dopo 3 sconfitte consecutive è ritornato al successo il Canigattì. Ma vediamoli i risultati della nona giornata: Atletico Corleone Terrasini 2-1, Canigattì Partinica Audace 4-1, Carini Skanderberg 1-1, Dattilo Aragona 3-0. È stata rinviata per nebbia Mussomeli Campobello di Mazzara, Pro Favara Strasatti 2-0, Salemi Cianciana 1-0 e giocata sabato Sciacca Serra di Falco 2-0. In classifica la Pro Favara tenta una timida fuga, comanda in testa con 20 punti, a seguire lo Sciacca con 17, Strasatti, Serra di Falco e Canigattì 16, Dattilo 15, Terrasini 14, Atletico Corleone e Salemi 12, Cianciana 11, Partinica Audace, Campobello di Mazzara, Skanderberg 8, Carini ed Aragona 7, Mussomeli 5 punti. Il prossimo turno Aragona-Salemi, Campobello di Mazzara, Canigattì, Cianciana-Mussomeli, Partinica Audace, Pro Favara, Serra di Falco.
Falco Carini, Skanderberg Piana, Atletico Corleone, Strasatti Sciacca, Terrasini Dattilo. Conquista pallone Calogio Costanza, mette dentro Gigi Meffa, Gigi Meffa sblocca ancora lui al 30° minuto su un bel lancio di Calogero Costanza, che non doveva essere nemmeno della gara, è stato schierato all'ultimo momento e c'è il gol di testa di Gigi Meffa che sblocca la partita alla mezz'ora. Alessio Sferrazza, seguiamo questo corner centrale, stacco di testa di, e c'è il pareggio dell'Albatros. I palermitani raggiungono il pari con Faccella dell'Albatros Lercara. E ora lo Sporting in avanti, Gigi Meffa, colpo di testa, l'Italia del vantaggio, 2-1, Peppe Giaconia, 2-1, neanche il tempo di far esultare i palermitani che lo Sporting ritorna in vantaggio. Amici sportivi di Studio 98, pronti per il secondo tempo della partita Sporting Racalmuto Albatros Lercara Fiddi. Cammarata mette dentro questo pallone, l'uscita di Ministero, decisione, siamo lì, rigore, rigore per lo Sporting, un fallo di mani evidente, evidentissimo. Omar Satta contro Ministero, Omar Satta, gol, 3-1, quarta realizzazione di Omar Satta. Rino Castonovo con le mani, il colpo di testa di Satta, bella la finta, la serpentina di Satta, mette dentro e sono 4, ancora Giaconia, 4-1, Sporting Racalmuto. C'è il palo a portiere battuto, sfortunata a questo punto la formazione di Lercara Fiddi, e ancora in avanti e questa volta Faccella, doppietta per Faccella. Questo è un giocatore interessante al momento dell'uscita e può bastare così. Sporting Racalmuto batte 4-2 Albatros Lercara. Presidente Pietruzzella, arriva un'altra vittoria casalinga, questa volta più sofferta contro un buon Albatros Lercara, quarta vittoria di fila interna, quarta vittoria di fila in campionato. Sì, perché c'è stato Lercara, ha fatto una bella partita, abbiamo sofferto un po' un quarto d'ora, poi ci siamo rimessi piano piano e abbiamo fatto una bella vittoria oggi. Presidente, la testa della classifica è salva anche per questa domenica, la vigilia di questo torneo, si aspettava un inizio così arrembante della sua squadra? Abbiamo fatto entro 8 giorni 3 partite, però c'era un po' come fisico un po' basso e purtroppo è così, dove un po' fisicamente siamo calati, però il risultato ci sta bene, 3 partite, 3 vittorie. Per noi va bene, benissimo così. Dove può arrivare questo Sporting? Più lontano possibile, più lontano e ci divertiamo, siamo un bello gruppo, una bella società, tutti, ringraziamo tutti, una bellissima cosa, c'è una bellissima, un bellissimo... Bella atmosfera. Sì, un bello sogno che cammina piano piano. Mister, abbiamo evidenziato in telecronaca che non è stato uno Sporting brillante come nelle altre prestazioni, ma questa Albatros Lercara Fiddi è una signora squadra. Effettivamente abbiamo trovato una squadra avversaria abbastanza preparata, sia atleticamente che ben messa in campo. Penso che si siano fatte sentire le partite di mercoledì e il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana, però devo dire un grazie ai ragazzi e a tutto il contesto, anche ai dirigenti che ci hanno messo in condizione di lavorare bene.
Il suo trio d'attacco ha tuonato anche oggi. Melfa, Satta, Giaconia sono andati in rete. Adesso sono 20 le reti realizzate. Sì, devo dire che i ragazzi si stanno impegnando e imparano a conoscersi giorno dopo giorno. E c'è il rammarico per queste tre reti subite, però sapevamo che prima o poi dovevano capitare, quindi va bene così. L'importante è vincere e agguantare al più presto la salvezza desiderata dalla dirigenza. Domenica vi attende questo derby a Canicattì contro il Città di Canicattì. Come preparerà questa gara in settimana? Come al solito, allenandoci per benino e concentrati, perché giochiamo in trasferta, abbiamo sempre qualche problemino in più a realizzare qualche gol. Poi per il resto è una partita dai tre risultati. Speriamo di dare il massimo e di tornare a bottino pieno. Presidente, tornate all'Ercara con il bottino vuoto, però avete giocato una gran bella partita a viso aperto. Sì, torniamo all'Ercara soddisfatti, pensando che abbiamo un'ottima squadra, devono rientrare ancora alcuni elementi. Veniamo di una decisione arbitrale da 3-4 settimane che ci ha scomposto la squadra. Oggi abbiamo giocato a viso aperto, potevamo fare meglio. Io penso che il risultato Calmuto l'ha meritato, però in campo c'era un'ottima squadra. C'era un giocatore che era eccellentissimo, il nostro Facella. Poi ho visto Peri, sempre, che non si può dire niente perché si sa le caratteristiche tecniche, agonistiche che c'ha. Ritorniamo all'Ercara soddisfattissimo, ritorniamo all'Ercara consenziente di poter andare avanti, di fare un ottimo campionato. Dobbiamo recuperare una partita e sicuramente faremo un ottimo campionato. La vostra società è stata ripescata quest'estate, è una matricola di tutto rispetto che può andare lontano, con i nomi che ha annoverato lei, ma ci sono anche i due Polacco. Sì, è una matricola che è stata ripescata, non ci dobbiamo dimenticare che sono tutti giocatori dell'Ercarese, non voglio offendere nessuna squadra, ma siamo tutti dell'Ercarese, materiale umano a nostra disposizione che abbiamo giustamente preparato nei settori giovanili, ora ce li troviamo e siamo soddisfatti davvero. Se facciamo l'obiettivo nostro è la salvezza, sicuramente la salvezza riusciamo a ottenerla perché abbiamo un'ottima squadra. L'unica cosa che ci viene a mancare è che come dirigenza siamo pochissime, mancano i soldi, facciamo giustamente molti sacrifici, ma questi sacrifici servono principalmente a portare i colori dell'Ercarese avanti. Grazie. Un'ultima domanda, mercoledì recuperate contro l'altra formazione di Racalmuto, la Libertas, come preparerete questa gara? Ma preparare la gara non lo so, perché giustamente non entro in merito alla tecnicità dell'allenatore, però sicuramente sarà una battaglia agonistica, perché noi facciamo battaglie agonistiche, non facciamo battaglie al di fuori dell'agonismo. In casa giochiamo in 12, perché abbiamo 400-300 persone che vengono a tifare e abbiamo un ulteriore vantaggio per superare la Sporting Racalmuto. Libertas. Palla riballata, Chiappara, il tiro di Chiappara e la palla lambisce il palo alla... per il numero 10 Messina ancora al numero 4 il primo Chiappa che di testa colpisce il palo. Chiappa si è trovato in aria piccola. Incredibile l'errore di Kappa.
così è il Martellana, il tiro e il gol! Pareggio del Milena! Bella la botta di Lana che ha visto una televisione che mi fa giocare per l'avversario. Chiappara solo, chiappara! E gol! Gol del Milena! Ha segnato niente di meno che Ricotta! Con gli sviluppi di un'azione confusa che aveva visto prima chiappara, aveva un'ottima occasione di tirare in porta. Lana, in avanti, Lana, avanza Lana, il tiro di Lana, non riesce a rinquadrare la porta. In prima categoria si è giocata la settima giornata, bene l'Accademia Empedoclina che con le reti di Edmondo Biancola e Ferreri espugna il campo di Resultano e si mantiene ad un punto dalla capolista Sporting. Reazione d'orgoglio della Libertas Racalmuto che vince a Prizzi con le reti di Zeus e Cosma, terza vittoria consecutiva per il Casteltermini di Mauro Micichè che sale sempre più in classifica. Ma vediamo i risultati della settima giornata: Atletico Caltanissetta Casteltermini 1-3, Prizzi Libertas 1-2, Real Suttano Accademia Empedoclina 1-2, Real Unione Cattolica Eraclea 1-1, Rocca Palumba Milena 1-2, Siculiana Città di Canicattì 3-3, Sporting Racalmuto Albatros Lercara 4-2. In classifica comanda lo Sporting Racalmuto con 17 punti, segue l'Accademia Empedoclina con 16, Libertas Racalmuto e Casteltermini 12, Milena 11, Real Suttano e Città di Canicattì 9, Siculiana 8, Real Unione 7, Prizzi e Cattolica Eraclea 6, Atletico Caltanissetta 5, Albatros Lercara e Rocca Palumba chiudono la classifica con 4 punti. Prossimo turno, Accademia Empedoclina Siculiana, Albatros Lercara Prizzi, Casteltermini Real Suttano, Cattolica Eraclea Rocca Palumba, il derby Città di Canicattì Sporting Racalmuto, Libertas Racalmuto Real Unione e l'altro derby tutto nisseno, Milena, Atletico Caltanissetta. Per questa quinta puntata di Zona Sport è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata.